Buon pomeriggio amici, cacciatori, amanti delle armi, come sempre. Siamo di nuovo sempre chiusi, oggi è sabato, un'altra bella giornata, andata di caccia. Vabbè, è inutile che vi devo fare sangue amaro, mi devo arrabbiare perché tanto noi non ritroviamo niente, ma è meglio aspettare buoni buoni e poi si vedrà quello che succederà. Vedremo anche queste associazioni, cosa faranno, se ci tutelano o ci fregano solo i soldi, non si sa, comunque aspettiamo, ok? Allora, visto che molti chiedono, ringrazio tutti, tutti quelli che mi scrivono, i nuovi iscritti, quelli che continuano a chiedermi consigli, mi fa piacere rispondervi, per quanto ne so, ovviamente, per questa mia passione, e perché è una cosa bellissima la ricarica, davvero, carica e ricarica, allora carica, la carica e ci bossoli nuovi, carica, perché carichi sono bossoli, ricarica perché sui bossoli sparati, quindi carica e ricarica, si ricaricano i bossoli sparati, questi sono nuovi, quindi vengono caricati, carica, poi ognuno può dire come la vuole, io sono come il mulo, vado sempre per la mia strada. Allora, questa è la macchinetta che fa la chiusura stellare, vedete, questa qui io ha moltissimi anni, vedete qui anche lo zoccolo, tutto è molto robusta, a differenza di molte altre che ho visto, vedete, anche la manopola è molto lunga, io non ho modificato niente, anche c'è una bella manovella, questa qui l'avevo presa su Big Hunter, moltissimi anni fa, forse le prime che sono uscite. Poi ovviamente ci vuole questa, ci vuole la bilancia, queste qui sono infallibili. Questa qua non lo so quanto avrà, se avrà forse 50 anni, non lo so. Sono infallibili. Poi c'è questa, anche questa elettronica. È precisissima, però io mi affido sempre a questa qui. Ovviamente si trova anche adesso, ma costa un pochettino. Poi dovete ovviamente procurarvi anche, questo è un calibratore, questo ricalibra le cartucce da caccia. Quindi di fa il bossolo, quando voi sparate qui il bossolo, tende un po' a deformarsi per quanto è la canna, la camera di scoppio dell'arma. Quindi dopo mettendolo qui, ricalibrarlo di nuovo, adesso vi faccio vedere che questo qui è nuovo, per esempio, si mette dentro e tirando tutto indietro riesce a fare la calibratura di nuovo del bossolo, del fondello, toglie l'innesco e dopo con questo qui si rimette, una volta tolto, si mette l'innesco qui e poi si tira su così e si mette l'innesco di nuovo e la cartuccia è di nuovo pronta. Ovviamente, io adesso vi farò vedere un paio di cariche oggi da tordi. Ecco, questa qui è la cartuccia che io ho fatto ieri, avete visto, no? È doppio impatto. Qui adesso ho messo 5,8 se non sbaglio, da 43 grammi con la Tecna. Questa qui è una cartuccia che viaggia, l'ho detto, a 420 metri al secondo e c'è 900 bar di pressione. Una carica così che qualcuno mi ha chiesto con la SIP non si può fare, con la SIP una cosa del genere. Perché non lo so cosa potrebbe succedere, comunque è meglio non provare. La pelle ne abbiamo una ragazzi, quindi dobbiamo sapercela sempre tenere. Oltre a quello dovete... io avere un po' di roba, io ho un po' di attrezzi qua, vedete il calcoli per mandare giù i cartoncini, le borre, questo me lo so, questo qui non è comprato ma lo sono fatto io, ecco, questo è comprato per esempio, i vecchi che avevano anche per togliere l'innesco alle cartucce, come erano fatti questi qua di un tempo, hanno anche il coso di acciaio qua. Poi l'imbuto, questo è un buto di alluminio che non attacca la polvere, non c'è elettrostatica, niente, dovete anche avere un imbuto oppure un imbuto di questi di plastica che sono anche buoni e non attacca anche qui la polvere, lo stesso. Questo un calibro, il calibro anche per misurare quando fate la chiusura per vedere se siete all'altezza giusta, è molto importante averlo. Gli inneschi, voi ben sapete, ecco, inneschi, questo è 6,15 e questo è 6,16,
della Fiocchi. Insomma, sono tante cose, eh. Qui ci sono le borre, vedete, potete vedere, ci sono le borre, le coppette, le borre in feltro, le borre in sughero per fargli i vari spessori quando servono. Insomma, un po' di tutto. Per iniziare a caricare, almeno fondamentale ci vuole la macchinetta, una bilancia e un calibratore per le cartucce, i pallini, il piombo. Questo 5, 6, 8 è là. Poi là ci sono i pallettoni, qua c'è il numero 10. Le borre contenitore, come potete vedere, fai vedere di qua. Vedete, io ce l'ho tutte segnate sulle scatole, così so, un po' miste, dovete averle almeno un po' miste. E lassù ci sono le altre, quelle Magnum, la SG, da 27 mm, la 14 e la LB6, come potete vedere. Ecco, insomma, per ripartire dovete almeno avere un po' di questa roba qui, per poter caricare meno le cartucce per partire. Poi con calma vi acquistate il materiale, sì, perché anche il piombo io ho girato, ho visto. Io quando ho bisogno di qualcosa mi servo dall'armeria giudici, da Stefano. Ecco, là trovo tutto. Ce n'è anche un'altra che ha il nome, Lo Monaco, anche un'altra grossa armeria, però mi servo sempre là io dalla giudici. Là trovate tutto, dalla A alla Z. Qualsiasi cosa che vi serve potete ordinare anche telefonicamente. Ovviamente polvere e cartucce cariche non le spediscono. Allora, come vi dicevo prima, facciamo un paio di cartucce per i torti. Ottime cartucce, eh? Facciamo sì per S4. Allora, inizierò con la sipe. Adesso la temperatura è più fresca, tutto, quindi userò l'innesco non 6,15, ma ho messo 6,16, quindi farò 1,50, 1,50 con la sipe. Elettrostatica, vedete? Però non rimane attaccata. Un'ottima polvere questa. Me la ricordo io quando ero ancora bambino, questa polvere qui. Eppure tutt'oggi ancora fa la sua storia, veramente. Una grandissima polvere. Ottima. Puoi spararla in qualsiasi stagione, che va sempre bene. Allora, 1,50. Dovete avvicinarvi alla ricarica delle cartucce, perché è una cosa bella. Poi ricordatevi sempre una cosa, che ve le fate da voi e la soddisfazione è immensa. La soddisfazione è immensa quando vedete abbattere le vostre prede, che le cartucce magari cadono pulite, non hanno sangue, niente. Poi si fanno sangue, si fanno degli aggiustamenti, comunque c'è sempre da imparare, eh. Però è una cosa bellissima, veramente. Allora, 1,50. Questa è una. Allora, per questa qui userò la borra contenitore da 25. Eccola qui, Gualandi, 25 mm. Non la sto a scrivere, non la segno. Adesso preparo la S4. La S4 invece farò 1,45 con innesco sempre 6,16, il bossolo è tipo 1 da 70 mm. 1,45. S4, io me le segno sopra le scatole quando metto un po' di polvere dentro. Vedete, è fatta diversa, è un po' più grossolana. Allora, facciamo questa qua, anche la S4. Una bella cartuccia, e cadono anche oltre i 35-40 metri tordi, eh. Sono rimasto molto soddisfatto perché oggi mi ha scritto un grande amico, anche. Mi ha detto la carica che ha fatto con la Tecna da 1,80 x 38, che ha sparato, adesso non ricordo, sui 35, non so, metri, ha detto che ha sparato la lepre, ha detto che è rimasto soddisfatto.
La straziata è rimasta lì dove era la lepre. La cosa incredibile, ha detto. Mi fa molto piacere, sono anche contento dei miei suggerimenti. Allora, questo è 1,45 S4. Anche qui utilizzerò la borra da 25. La stessa. Quindi non le sto a segnare perché tanto le userò. Ovviamente farò 32 grammi di pallini. Pallini. E poi la chiusura stellare. Qua ci sono lì ci sono le caramelle per fare le Lazzaro. Allora. Vedrete che dopo, man mano che fate la ricarica, prendete la mano, anche vi prendete sempre un po' di più confidenza anche con le attrezzature, tutto, vi fate gli spessori, vi regolate le altezze, la pressione. Vedrete che poi, se avete veramente passione, resterete contenti. Allora, 32 grammi del numero 10. Numero 10 è qua. Questo qui è un dosatore di piombo. Vi faccio vedere. C'è qualche pallino di differenza, eh? Lo uso soprattutto per quando carico per cartuccio per sparare al volo. Vedete, 32 grammi precisi. Vedete, quando cominciate a prendere la mano, dopo molte volte il primo colpo riuscite a fare anche la carica giusta, a pesarla giusta. Eccoti qua. Allora, procediamo con la chiusura. Un goccettino sempre di olio, non guasta mai. Eccole qua. Potete vedere la tensione della borra, vedete? A metà. Ecco, due ottime. Vi posso garantire due ottime cartucce. Queste qui, come potete vedere, sono con numero 8, sono della Sipe, sono 1,55 x 34, delle cartucce veramente tremende, micidiali, eh. Hanno la borra contenitore da 25, come potete vedere, leggermente un po' più pressata, ma montano questa borra qua. Ecco, questo viaggia intorno ai 400 metri al secondo. Piombo numero 8, 34 grammi. Vedete, l'ho anche scritto qui. Vostro tipo 1, 1,55 per 34. Veramente tremende queste cartucce. Poi, adesso andiamo avanti. Allora, vi spiego una cosa. Che qualcuno mi ha chiesto, quando la cartuccia la chiudete vi viene infossata. Ho fatto la chiusura stellare con queste cartucce qua. Ok? Sono svasate. Vanno bene per fare la chiusura stellare. Allora, in poche parole, queste qui che io ho fatto ieri non sono svasate, sono cartucce normali, no? Non c'è la svasatura. Vedete la chiusura stellare? È venuta perfetta lo stesso.
Io non faccio differenza tra queste svasate. Allora, queste qui svasate, ovviamente, se caricate le cartucce a palla potete evitare magari di usare queste. Usate questa qualità qui, non svasata per la cartuccia a palla perché viene più assestata bene. Questa perché è molto fine, magari cede un po' come pressione, magari il bossolo. Invece quello lì è molto più secco e duro. Per le cartucce a palla usate sempre quelle. Allora, procediamo di nuovo. Facciamo le classiche di un tempo. Farò 1, 1 e 60. Adesso vi farò due tipologie, così vi rendete conto di cosa si può fare. Dovete dirmi tutti quanti voi che mi ascoltate, che guardate il video, mi dovete dire solo un favore, vi chiedo l'audio come lo sentite, ok? Perché ho avuto problemi che qualcuno mi dice che magari no, cerco di fare del mio meglio, è molto vicino al telefono, l'audio anche posizionato quasi al massimo, quindi dovete dirmi come mi sentite anche, ragazzi, eh? Allora, queste qui le farò con la sipe, come ai vecchi tempi, come facevano una volta. Cartucce veramente buonissime queste qui, soprattutto da sfruttare all'alba. Ai tordi e anche la sera al passo. Allora, farò 1,60. Facciamo come ai vecchi tempi. Facciamo come ai vecchi tempi. 1,60. Il bosso è sempre, l'innesco è sempre 6,16. Il bosso è tipo 1 da 70 mm. Eccoci qua. Facciamo due tipologie. Allora, qua ovviamente utilizziamo il cartoncino. Anche queste qui, vedete, sono cartucce con la Tecna, le stesse, 1,90 x 43. Queste qui ovviamente me le scrivo perché poi nella confusione, quelle trasparenti sono, ma queste qui me le scrivo. Sono sempre loro. Allora, un tempo facciamo col borraggio, mettiamo il cartoncino, come potete vedere. Allora, questo è il borraggio chimico. Adesso vedete com'è. Il borraggio chimico, vedete com'è? È sughero, ingrassato, con qualche materiale che magari ingrassa. Io lo schiaccio, vedete come resta. Non so, si dovrebbe ancora trovare anche oggi, ai tempi di oggi, eh? Questa si usava, questa è crusca, quella grossa, vedete? Questa si usava quando non si poteva trovare il borraggio chimico, usavamo la crusca. Vengono uguali, ottime cartucce. Allora, ne farò una anche per farvi vedere col borraggio chimico. Dovete sempre regolarvi la pressione che date, lo sentite anche con le mani. Ovviamente a me mi è più facile, quindi ovviamente l'ho segnato per i 32 grammi dove deve restare. Mettiamo il cartoncino di nuovo.
date una giusta che vi regolate con la pressione, non deve essere né troppo forte né troppo leggera, una via di mezzo, ecco. E questo qui la facciamo come quelli di un tempo, con la crusca. Questa è molto più morbida, è borragio chimico, però va in tensione anche questa qua, non c'è problema. A quei tempi, quando non si trovava, purtroppo non è come il giorno d'oggi che trovi tutto il ben di Dio. Una volta non si trovava tutto. Eccoci qua. Allora, mi giriamo i pallini di nuovo. Lontano con le mani, vicino alla bilancia. Ecco qua. Potete vedere, resta. Vi posso garantire che sono ottime cartucce, potete farle e provarvele. Un altro cartoncino poi lo mettevate, lo si mette sopra e si lasciano quei 5 mm. Qua. Procediamo anche questa con la chiusura. Ricordate sempre le cartucce quando caricate, se spingete troppo con la polvere avete molta dispersione di rosata. Vedete? Come sono perfette. Qui è pochettino. Questo ottimo lo sparo all'alba, la mattina e anche al passo la sera, perché su 30-35 metri tranquilli. In qualche video che ho fatto le ho anche sparate. Avete visto le rosate che fanno, eh? Ottime rosate. Allora, torniamo a noi. Quando allora, la cartuccia, dicevo prima, viene scavata in mezzo, le alette della chiusura stellare vengono, perché la porra è troppo bassa. Cosa che succede quando tu dai la pressione? L'orlotondo, quando chiude le alette, non trova un bel assesto diciamo che forza un pochettino sul piombo, lo trova molto più basso. E che succede? Il piombo va a finire in mezzo alle alette così e viene infossata perché la borra è bassa. Troppo alta non viene infossata, ma viene troppo pressata. Quindi salgono, quando sparate in culo è anche eccessivo e salgono anche le pressioni, ovviamente. Quindi voi dovete lasciare sempre qui 10-11 mm di bossolo libero. Misurate sempre con il calibro. Se non siete sicuri, quando mettete la borra, vedete, avete 11 mm, potete fare la chiusura stellare. Ecco. Se avete 14 o 15, non la potete fare perché vi viene scavata. Ecco. Il buco in mezzo, come molti hanno chiesto, che magari è capitato a me, sinceramente, il buco in mezzo che quando chiudo non mi è mai successo. Quindi, per il manibuco in mezzo dovete dare più, cioè dovete imprimere un po' di più la chiusura, le alette qui, come si chiama? La forma, cioè quel che forma le alette, perché è poco pressato, dovete pressare un po' di più e allora la cartuccia poi si chiude. Però ricordatevi una cosa, date sempre la giusta pressione, vi regolate finché potete andare, se no scoppiate le bustole di qua, piegate le bustole di qua e la cartuccia poi dovete smontarla, non serve più. Ecco, date sempre sulla giusta pressione.
quando vi fate la misura, io questa qui adesso è 65, iniziate sempre prima di serrare i dati, iniziate sempre dall'alto, cominciate a chiudere la cartuccia, col calibro misurate, finché arrivate all'altezza giusta, e poi serrate i dadi. Quindi questo qui avete sempre la stessa misura. La chiusura stellare, la stessa cosa. Partite, chiudete la cartuccia, fate pressione con l'orlo tondo sulla cartuccia che viene in piano e poi di lì cominciate finché trovate a 58 oppure 57,8, vedete voi come serrate i dadi. Ecco. Cioè dovete fare, man mano ci arrivate, lo fate tranquilli, non c'è problema. Poi basta, come si dice, nessuno nasce imparato, eh. Mi posso trovare un po' più avvantaggiato, magari a molti tanti lo ripeto sempre, per il semplice fatto perché vengo da generazioni di cacciatori, quindi. Bene, qualcosa vi ho detto, vi ho anticipato oggi, ecco. Del resto, ragazzi, stiamo aspettando, vediamo se cosa succederà nella settimana che viene, per la fine della settimana che viene, perché scade anche il fatto della zona rossa qui in Calabria, è a 15 giorni, settimana che viene scade. Vediamo un po' se non lo vuole rinnovare, oppure che vogliono spostarla da rossa a qualche altra cosa. Non lo so, io ormai non credo più a niente perché ormai non si capisce più. Ecco. La campagna addirittura da gialla è diventata rossa, no? Non lo so, io non voglio più dire niente perché poi mi arrabbio Le associazioni sanno quello che devono fare. Io purtroppo, come cacciatore, io se fossi un'associazione, perché vengo pagato anche dai cacciatori, direi che tutti i cacciatori prendete i fucili che andiamo a Roma, andiamo in piazza a Roma e diamo la nostra voce, non che andiamo là per sparare ovviamente, però armati, riempiamo la piazza di Roma, anche davanti al Parlamento, così per vederci, ascoltarci, a darci voce almeno a noi che cazzo dobbiamo fare con questo problema. Ecco, cosa c'entra la pesca sportiva? Cazzo, dicono la pesca sportiva individuale, ma che cazzo è individuale? Ma il problema dov'è? Scusate, l'altra volta io ho detto, sono un cacciatore solidale, io non ho niente contro quelli che cacciano i cinghiali. Ci fanno delle nuove regole, no? Ci fanno dei distanziamenti anche nelle squadre. Ecco, amici miei, solo alla morte non c'è rimedio, ricordatelo, ma a tutto c'è un rimedio, eh? Si fanno delle nuove regole, no? Però almeno apritela. Ecco, andiamo in natura. Non è che andiamo in città, in mezzo alla gente, che abbiamo un po' di prendere i virus. Noi andiamo a vedere. Gli animali non lo trasmettono. Hanno fatto vedere anche dei scienziati, hanno parlato che l'animale non trasmette il virus. Quindi non c'è pericolo che gli animali ci trasmettano il virus. Quindi, si fanno dei distanziamenti, si modifica un pochettino anche le squadre. Ecco, si avranno più distanziamenti, si useranno magari anche le mascherine, ma che fanno qualcosa, basta che ci lasciano andare. Ecco ragazzi, io che posso dire? Non voglio commentare come l'altra volta perché poi magari poi a fine che stavolta poi magari perdo ancora di più le staffe, quindi preferisco stare in silenzio e aspettare. Ecco. Come potete vedere, avete visto qualcosa che vi ho fatto vedere oggi, più o meno nei calma a mano, ogni tanto vi faccio vedere qualcosa. Questo qui, allora l'altra volta, il calibro 8, è stato un mio errore perché la fretta fa i brutti scherzi. Io ho messo così. Allora, va messo, dovevo mettere perché ce ne ho fatte parecchie. L'innesco qui, la cartuccia qua così, senza fare nessun incastro. E poi entra. Io invece, come uno stupido, la fretta, ho messo la cartuccia così, l'innesco così, e già che non riuscivo a farla andare. Poi ti fai prendere un po' la mano, il bello della diretta. E questo qui, ecco qua. Lo so che vendono gli estrattori anche di questo qui per gli inneschi, quelle macchinette, ma perché devo comprarla? Se me le posso fare io gli attrezzi, risparmio qualche lira, non ci posso comprare del piombo, magari degli altri bossoli, ecco, se si può risparmiare che te la fai da te, una cosa è bellissima, ragazzi. Io le potete fare da soli, guardate, io. Ecco qua. Questo è per tagliare gli spessori delle borre per il calibro 12, a varie misure. Questo qui è un altro bossolo che io poi ogni tanto mi metto, l'ho tagliato. Vedete? Allora, mi dite, ma come uno mi ha detto, come hai fatto? Adesso vi faccio vedere. Si prende la cartuccia. Si prende una cartuccia.
si taglia qui. Io ho fatto col seghetto, mi sono messo questo qua dentro, lo tenevo, l'ho fatto, sennò, ecco qua, si taglia di qua il bosso, si gira tutto questo qui, si taglia, così ti viene anche bello in squadro. Una volta che è tagliato, va via questo, dentro c'è il coso di plastica, dove c'è il coso dell'innesco anche, spingete con il calco, esce fuori, come potete vedere, resta libero. Ecco, a posto. Avete il tagliaborra. Mettete l'acqua a caldo, poi vi fate uno spessore così come ho fatto io. Questo è da blocco perché mi fa la misura. È semplicissimo, semplicissimo, ragazzi. Ecco qua, altri due. Questo qui è della borra della LB6, per mettere dentro la LB6 lo spessore. Ed è uno più piccolo. Questo è per accorciare, per farle capotabili, accorcia le borre LB6, quindi gli dai a 3 cm, 2,8, 2,5, fai la misura con la vite, poi giri la borra e lui te la taglia preciso. Questo è un rifilabossoli, ottimo, veramente ottimo. Alla qualsiasi lunghezza che volete, 65, 67, 60, 50, poi vi regolate la vite, fate uscire la lama, adesso vi faccio vedere. Guarda, lì. Sono tutti semplicissimi, guardate. Questo qui c'è una vite perché tiene bloccata la lama. È una lama di taglierino. Ovviamente va pressata perché spinge in avanti. Vedete? Esce. Una volta che è arrivata qui, vedete che è uscita adesso. Ecco, dovete solo stare attenti, la ribloccate. Ecco qua. Io adesso qui non ho un bossolo, quindi non posso tagliare un bossolo e rovinare un bossolo. Però se io adesso gi giro il bossolo, lo taglio. Non c'è un bossolo. Così. Qualcuno vecchio. Sì, qualcuno vecchio. Vi faccio vedere, ecco qua. Questo qui l'avevo scaricato l'altra volta. Così, proprio a farvi vedere. E ve lo fa la misura che volete. È molto meglio di molti che ci sono in commercio. Vedete? Guardate che perfezione, che lascia il bosso proprio in piano, perfetto, ecco. Vengono tutti così una volta che lo siete regolati. Quando avete finito, mollate la vite, alzate un po'. Questa è una lama di taglierino. Fate in modo che sta tutta dentro, che non esca da nessuna parte, neanche da dietro. Lo bloccate, così non avete il rischio di farvi del male. Posto, ecco. Questa qui è della LB6, vi faccio vedere, tanto è già per le capotabili, avevo già lasciato la misura. Ecco, faccio uscire anche questa. Queste qui escono le lame, vedete? Questa qui la blocca. Questa è la borra LB6. Non ci sono le alette perché bisogna farle. E io la voglio accorciare. Guardate, vedete? Quando arrivo a misura. Guardate che perfezione che c'è. Faccio vedere quant'è questa qua. Questa è quella che ho fatto da 32 grammi, da 3 centimetri. Guardate. Guardate com'è bella perfetta. Ecco. Hai visto? Sono cose semplici che non devi acquistare e te le fai te. Qualche altra volta affrontiamo l'argomento anche dei riduttori di calibro. Così, aspetta qui, mandate sempre che non escano da nessuna parte, così evitate di non farvi male, vedete? Ecco, tagliaborra è questo qua. Ecco, è semplicissimo, come potete vedere. Bene, ragazzi. Qualcosa vi ho fatto vedere, la prossima volta poi faremo vedere qualche altra cosa, man mano.
E niente, domani in bocca al lupo per domani per chi può andare. Noi aspettiamo ancora. Tanto ormai siamo fatti per aspettare, aspettiamo. Bene, ragazzi. Un saluto da Vincenzo, da questa meraviglia da tele che è la Calabria. Un bye. E sempre questi cazzo di proiettili, campanacci così, eh? Che dobbiamo tenerli sempre duri, che ci dobbiamo prendere una campana sopra e devono resistere. Sempre duri contro questa gente. Li aspettiamo. La speranza è sempre l'ultima, come si dice, vero? Alla prossima, ragazzi. Sempre in gamba. E mi raccomando, un saluto a voi e alle vostre rispettive famiglie. Una nuova settimana a tutti voi. Bye.